Nuova edizione del nostro videogiornale. Queste sono le principali notizie della giornata di oggi. Montecchio Maggiore, gestore di un centro ippico, muore folgorato mentre lavora in un silos. Mariano Barvan, 55 anni, istruttore di equitazione, stava usando un'asta metallica su un silos quando questa ha toccato i fili della corrente elettrica di media tensione, folgorandolo. Per soccorrerlo è dovuto intervenire l'Enel, gestore della rete elettrica. Veneto, la sanità veneta piange Rocco Sciarrone, il messaggio di cordoglio di Luca Zaia. È mancato nella notte, aveva 68 anni, era sposato con l'attuale direttore generale Ulzotto Berica Maria Giuseppina Bonavina. Originario di Gioia Tauro, ha ricoperto per anni il ruolo di direttore del servizio igiene, alimentazione e nutrizione dell'ULS 16 di Padova ed era un punto di riferimento in regione in tema di salute pubblica. Vicenza, saracinesche abbassate al multisala Roma dopo le ferie, niente riapertura. Chiuso dal 19 luglio scorso, doveva riaprire il 18 agosto, ma non è stato. Il cinema nella centralissima laterale di Corso Palladio è al centro di un mistero a cui nessuno per ora sa dare una spiegazione. Previsioni meteo 6-8 settembre, tempo variabile da domani con pioggia, un iniziale promontorio anticiclonico proteso da sud assicura sulla nostra regione fino a martedì giornate soleggiate, specie in pianura. In seguito in transito una depressione farà fluire aria più umida, porterà tempo instabile sul Veneto dove sono attese nubi e varie fasi di piogge. Schio PNRR, pronti 4 nuovi progetti per oltre 580.000 euro di investimenti. Il piano rientra nell'ambito della transizione digitale e connettività Italia Digitale 2026 promossa dal Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale. Grazie a questi interventi i cittadini potranno avere risposte in tempi rapidi, comodamente da casa. Pagina dell'Eco Nazionale, economia, caro gas, il piano di risparmi del governo, la Russia attacca la strategia di Cingolani. Prima di tutto una stretta sui riscaldamenti di pari passo con la promozione di comportamenti virtuosi, poi sul breve il ritorno al carbone. Il Regno Unito cambia leader, è il giorno della staffetta Johnson-Truss. Questo è tutto, gente, si è congedato così davanti ai giornalisti alla Nazione Boris Johnson, che ha parlato all'esterno di Downing Street prima di volare verso Balmoral per assegnare le sue dimissioni direttamente alla regina Elisabetta, rimasta in Scozia. In subentra Liz Truss. Sesta rilevazione Tecne, centrodestra ancora avanti nonostante una lieve diminuzione. Secondo la sesta rilevazione di Tecne, che analizza le propensioni di voto in vista della tornata elettorale, nella prima settimana di questo mese è stata rilevata una leggera flessione sia per la coalizione di destra che per quella di sinistra. Lo sport Serie A, Atalanta capolista, avanza anche il Torino di Juric. Atalanta un risultato storico, la Dea vince 2-0 a Monza, resta da sola in testa alla classifica, non era mai successo dopo 5 o più gare in Serie A. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione e a risentirci a domani.